nostro Signore del Sangue che corre nel buio delle vene. Reggi il mio braccio sul volante. Regola la forza dei miei piedi su acceleratore e freno. Proteggimi. E fa che niente mi accada. L'idea del film nasce dalla voglia di raccontare la storia di una famiglia di piloti di auto da corsa. Una famiglia di preparatori, quindi una scuderia familiare tipica un po' del territorio emiliano-romagnolo, ma anche insomma del nord Italia, di tutta l'Italia in generale. Veramente la sciamma. I piloti sono personaggi, secondo me, affascinantissimi, perché sono individui, uomini e anche donne, che hanno in qualche modo deciso di vivere la propria esistenza su un sottilissimo confine fra la vita e la morte. Infatti il film inizia con una frase di Mario Andretti che dice: se hai tutto sotto controllo significa che non stai andando abbastanza veloce. Te devi essere un pilota, cazzo, te devi anticipare le curve, capito? Ti devi prendere dei rischi. Allora siamo in città. Sì. Il film è la storia di questa ragazza che perde all'inizio del film il padre e non ha quindi possibilità di continuare a pilotare perché ci sono soldi che servono per preparare le macchine e così via. Arriva dal passato Loris De Martino, suo fratello, un ex campione di rally degli anni 80, ormai caduto in disgrazia, che si è perso nel tunnel della droga, e è lì in qualche modo all'inizio solo per approfittarsi di lei, per cercare di ottenere qualche cosa dall'eredità del padre, eccetera eccetera. Piano piano lei si rende conto di poter avere bisogno di lui e lui si rende conto che lei può essere la portatrice, la testimone di una sua salvezza, e da quello nasce tutto un percorso insieme che sarà una, se vogliamo, riunificazione e ricostruzione della famiglia, ma nello stesso tempo anche il percorso all'interno di questo campionato che loro sono obbligati a vincere. Credo che la cosa interessante, la forza di questo film, stia proprio nel nascondere praticamente all'interno di un film di genere una storia familiare a tutti gli effetti. Non interessava raccontare solo il campionato, le macchine, che peraltro ci sono e sono raccontate in modo anche molto realistico e grazie al supporto di tanti team specifico, però è una storia di passioni, di sentimenti. Vola! Con le gare i soldi non me li dai. Io ho bisogno di un pilota bravo e disposto a rischiare. Mio fratello è un ex pilota. Ma guida come a Luna Park! Mi alleni tu. Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Liberatela con la testa! Vola! Se vinco ho risolto tutti i miei problemi. Guarda che quella è una gara da malati. Da disperati. Guarda che disperati veri, si è rimasti in pochi. Veloce come il vento, dal 7 aprile al cinema. Io continuerei sui film drammatici perché il 2016 è ricco di film che promettono davvero bene. Chi di voi non ha ancora visto The Revenant, Joy, The Hateful Eight, La Grande Scommessa, Macbeth o Carol deve rimediare subito, eh? Ecco qualche altro titolo da non perdere se vi piace questo genere e vi dico, per esempio Room con Brie Larson, che racconta una storia di madre e figlio chiusi in una stanza per 5 anni senza nessun contatto con il mondo esterno. Ve lo consiglio io e poi mi direte se avevo ragione. Poi il caso Spotlight vi consiglio, con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton e Stanley Tucci, che racconta del team di reporter del Boston Globe che ha portato alla luce la complicità della chiesa locale negli abusi sui minori. Money Monster con Julia Roberts, George Clooney e Jodie Foster dietro la cinepresa. Lee Gates, interpretato da Clooney, è un venditore televisivo un po' da strapazzo, il cui programma Money Monster, appunto, e la sua stessa vita vengono presi in ostaggio. Il sequestratore lo accusa di averlo portato alla bancarotta con i suoi consigli di investimento. E mentre il mondo segue in diretta la vicenda, Gates deve fare di tutto per restare in vita, mentre la sua producer, la Roberts, cercherà in tutti i modi di salvarlo. Verrà alla luce però una scomoda verità. Presto rivedremo il premio Oscar Matthew McConaughey nel ruolo di un disertore disilluso dagli orrori della guerra di secessione in The Free State of Jones. Un'altra storia di guerra, ma anche d'amore, ambientata questa volta in Liberia, è raccontata in The Last Face, diretto da Sean Penn, con protagonista la sua ex, Charlize Theron, Javier Bardem e Jean Reno. La Theron è la direttrice di un'organizzazione internazionale di aiuti umanitari in Liberia, che vede il suo incarico complicarsi quando si innamora di uno dei medici, cioè Bardem.
Un altro film drammatico che sicuramente ci emozionerà molto è Race, il colore della vittoria, l'epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens. È un ragazzo di colore, molto povero ma con un don atletico straordinario, che alle Olimpiadi del 36 a Berlino, davanti al Terzo Reich, vinse 4 medaglie d'oro, entrando di diritto nella leggenda. Per oggi è tutto, troverete altri dettagli nella descrizione. Fatemi sapere quali film avete già visto, se vi sono piaciuti e quali andrete sicuramente a vedere. E io vi aspetto al prossimo video.